Buonasera ai nostri telespettatori, bentornati all'appuntamento con le nostre tribune elettorali. Questa sera c'è un doppio appuntamento sulla nostra emittente. Vi trasmetteremo adesso la tribuna relativa al comune di Penne, poi passeremo al comune di Manoppello, due importanti centri della provincia di Pescara in cui si vota il 3 e il 4 ottobre, centri però per i quali non è previsto il turno di ballottaggio, infatti hanno una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e quindi eleggeranno il sindaco sicuramente in quel weekend. A Penne, il primo dei comuni di cui ci occupiamo, sono tre i candidati sindaci che si sfidano e sono tutti e tre presenti nei nostri studi. Li saluto e li ringrazio. Sono Angela Pizzi, buonasera. Diamo la buonasera ai nostri telespettatori, ripeto, anche se non registriamo di sera, non siamo in diretta. Buonasera a tutti. Gabriele Frisa, buonasera a anche tutti, a lei. Buonasera. E Gilberto Perrucci, buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, tre liste in campo per contendersi il voto degli oltre 11.000 residenti in un centro che è praticamente il riferimento di un'intera area della provincia di Pescara, ma anche con solide relazioni anche con gli altri centri che sono ai piedi del Gran Sasso. Allora, inquadriamo questa campagna elettorale iniziando proprio con la presentazione delle candidature e anche delle liste che sostengono tre candidati. Iniziamo con Angela Pizzi, perché questo è stato l'ordine del sorteggio che abbiamo effettuato prima della registrazione. Allora, Angela Pizzi, chi è lei, chi è soprattutto anche la sua squadra? Allora, buonasera a tutti. Intanto io ringrazio per questa occasione anche per presentarmi e per presentare la mia splendida squadra. Io sono Angela Pizzi e sono il dirigente dell'Istituto Tecnico Marconi di Penne. Fino a questo momento mi sono occupata principalmente della mia scuola e a mettere su famiglia, perché sono una mamma, ho tre bambini piccoli. Quando inizialmente mi hanno proposto di accettare questa sfida e di scendere in campo per amministrare la mia città, inizialmente ho avuto paura, quindi sono stata un po' titubante se accettare o meno. Però poi alla fine ho deciso di dire di sì a questa chiamata e mettere in campo quella che io definisco la mia vocazione al servizio. Volevo fare qualcosa di più per la città in cui ho scelto di vivere, in cui ho scelto di far vivere i miei figli. E quindi ho accettato di buon grado tutte le proposte che mi sono venute dai miei combattenti, chiamiamoli così. Scendo in campo con una coalizione civica composta da vari gruppi. Abbiamo alcuni esponenti del PD o alcuni esponenti dell'amministrazione uscente del gruppo Insieme per Penne. Ci sono poi alcuni esponenti di Italia Viva e poi quelli che noi abbiamo definito gli indipendenti, quindi uomini e donne che hanno scelto di mettere a frutto e di mettere a disposizione il loro talento di tutta la nostra bellissima comunità. Abbiamo un programma molto ricco, perché tutti hanno deciso veramente di far scendere in campo le loro competenze. Ho nella mia squadra degli ingegneri, dei vari professionisti che hanno lavorato già nel campo per reperire dei fondi, che è quello che adesso ci serve per poter migliorare, mettere in atto dei progetti nuovi che possano far crescere Penne e restituirle quella grandezza che un tempo aveva e che ancora merita di poter avere. Ho nella mia squadra dei medici, delle persone che hanno lavorato nelle associazioni e che continuano ad operare nelle associazioni, quindi a stretto contatto con il cittadino, o delle persone che hanno lavorato per tanti anni nella scuola e che continuano a mettere a frutto dei più giovani le loro potenzialità e le loro risorse. Io ritengo che il nostro punto di forza sarà proprio quello di scendere in campo, non rinchiuderci in un palazzo, ma ascoltare i cittadini. Quello che ho detto in questi giorni è questo: ho chiesto a tutti di potermi prestare i loro occhi e le loro orecchie per far sì di poter arrivare anche laddove una semplice persona non può, per arrivare ad ascoltare i bisogni, quelli che sono sia dei cittadini che abitano nelle periferie, tanto di quelli che abitano e lavorano nel centro storico.
Bene. Quindi lavoreremo soprattutto per questo. Grazie. Grazie, grazie Angela Pizzi. Gabriele Frisa, candidato sindaco, allora, anche a lei una presentazione della sua candidatura a sindaco e della lista che lo sostiene. Sono Gabriele Frisa, di mestiere faccio l'impiegato. La mia lista è una lista che è composta da due gruppi di persone. Un gruppo di persone che rappresenta la società che lotta per la sanità pubblica, per i diritti dei cittadini ad avere un ospedale che funziona, che non deve aspettare mesi e mesi e mesi per fare delle visite o delle cure. Invece se paghi attualmente hai una settimana, subito ti fanno le visite e le cure. Una società che lotta con i lavoratori brioni per salvaguardare il posto di lavoro. A differenza di loro due, che negli ultimi 10 anni, 5 anni il PD e 5 anni e mezzo Gilberto Petrucci hanno governato, poi diranno faremo, faremo, forse è giusto che iniziano a dire quello che hanno fatto. Tra le altre cose Angela Pizzi ha il vice sindaco che credo dall'88, io facevo credo le elementari, forse faremo, faremo, dovrebbero dire cosa hanno fatto. E c'è la società civile che si indigna di come hanno ridotto la nostra città. Pensate che invece di investire sul lavoro hanno investito 5 anni prima in una piazza spendendo 1.000.000 e passa di euro, che ai più non dice nulla, ma 1.000.000 e passa di euro che spendevamo, quello nel programma nostro, che pensiamo noi, cioè gli incubatori di impresa, cioè dare dei piccoli spazi ai giovani che hanno le idee, non far pagare nulla allo spazio pubblico per 2 anni, poi quando inizierai a fare reddito inizierai a pagare. Se avessimo fatto tutto questo che vi sto dicendo adesso, da 10 anni a questa parte, forse ci saremmo ritrovati un po' di imprese che con la crisi Labrione avrebbero riassunto un po' di persone. Ma tutto questo non è stato fatto perché ci sono questi qua che hanno governato, purtroppo, e in questo caso ci dobbiamo fare carico noi di salvaguardare un po' di posti di lavoro, mettere in rete le eccellenze alimentari di tutta l'area vestina, il formaggio pecorino, la mugnaia di Elice, gli arrosticini di Villa Celiera, i tanti vini che ci sono, fare la vendita online. Di questo abbiamo bisogno delle menti migliori dei giovani che attualmente scappano. Noi l'anno scorso siamo scesi sotto i 12.000 abitanti e chi è che se ne va? Sono i giovani, tranne quelli che sono i figli di, per esempio il figlio di Antonacci che sta con Angela Pizzi, capolista, mo ci dirà perché si sono per in ordine alfabetico magari. Abbiamo la parità di genere. Le donne l'unica. No, prego, prego, può finire. La parità di genere, abbiamo la lista con più donne tra le altre cose. Angela, c'è solo Angela, però è quella che ha meno donne, pensate un po' voi. Bene. Gilberto Petrucci, candidato e lista, anche a lei la presentazione. Sì, buonasera a tutti, sono Gilberto Petrucci, 41 anni, sono dipendente di Regione Abruzzo, da diverso tempo lavoro nelle istituzioni regionali, prima consiglio regionale e poi giunta regionale. La mia lista Penne Viva nasce con l'obiettivo di migliorare il lavoro fatto finora, degli ultimi 5 anni, ma soprattutto nasce con nuove energie, nuove professionalità che abbiamo inserito in lista, perché Penne è una città che ha bisogno di rinnovamento proprio per raggiungere quegli obiettivi di rilancio. Lo dicevamo prima, bisogna invertire il trend dello spopolamento, bisogna individuare nuove risorse per investire sul territorio, ma soprattutto è necessario anche lavorare per rilanciare quei settori che sono stati per diverso tempo abbandonati, come ad esempio l'agricoltura, la filiera dei prodotti tipici locali. La lista Penne Viva ha un fattore importante, non è una lista imposta dall'alto, dal candidato sindaco ai candidati consiglieri, sono persone che scendono in campo perché vogliono bene a Penne e non sono stati costretti a candidarsi perché vogliono e amano la città di Penne. Abbiamo un programma ricco che andremo poi a presentare, un programma che ha un obiettivo, appunto, quello di abbracciare l'intero territorio. Penne ha 11 frazioni,
bisogna ridare vivibilità alle frazioni, bisogna investire anche e soprattutto nella viabilità, che è uno dei temi importanti. E lo faremo con una squadra di persone competenti, perché ognuno di noi ha delle professionalità da mettere in campo. Sappiamo che a breve ci saranno i fondi importanti del Recovery Plan, fondi che potranno essere assunti non con una schedina del Bancomat, ma occorrono idee e soprattutto progetti cantierabili. Noi siamo pronti e lo faremo con un messaggio importante. Vogliamo far vincere Penne, perché chi voterà la lista Penne Viva è un cittadino che vuole bene a Penne. Noi faremo proposte, non siamo gli urlatori di turno e non siamo coloro i quali rappresentano le lobby del potere che sono presenti ad esempio nella lista del candidato sindaco Angela Pizzi. Bene, voi avete ovviamente detto quali sono le vostre professioni, ma devo dire che due di voi siete stati, nel caso di Angela Pizzi e di Gilberto Petrucci, anche colleghi giornalisti. Questo lo dico a completezza dei vostri curricula e anche vi spiego il motivo per cui solitamente in altri contesti ci daremmo il tu giornalistico, ma in queste tribune non è possibile, ovviamente, per la par condicio. Il tema dell'ospedale già lo avete in qualche modo accennato, è uno dei motivi caldi, credo, non soltanto dell'ultimo quinquennio, ma un po' insomma di come avete letto le decisioni che le giunte regionali, le ASL, nel loro susseguirsi hanno preso sul tema della sanità vestina. Sanità vestina che è appunto una cosa un po' diversa dalla sanità pescarese, pur essendo nell'ASL di Pescara. Allora, il grande tema della sopravvivenza di questi territori, dei servizi su questi territori che sono anche lontani da grandi centri come Pescara, soprattutto anche i territori che ruotano attorno a Penne, capoluogo dell'area vestina, vanno inquadrati appunto in questi contesti di riforma della sanità. Quali sono le vostre idee e perché cosa vi batterete quando diventerete sindaci di Penne? Angela Pizzi. Allora, è chiaro che il problema della sanità, in modo particolare quello dell'ospedale di Penne, è quello che io definisco uno dei grandi colossi, proprio delle problematiche, delle criticità che versano sulla nostra città ormai da tanto. Inizialmente, ha fatto bene insomma, il direttore a ricordarlo, da giornalista mi sono occupata, mi ricordo le prime campagne per difendere l'ospedale, quindi è un tema che tengo veramente tanto, tanto a cuore. È chiaro che sono delle leggi nazionali poi acquisite dalla regione, quindi un comune in realtà può fare poco. Però sicuramente il nostro impegno, quello di tutta la coalizione, sarà quello per cercare di batterci per mantenere la funzionalità, anzi per recuperare la funzionalità dei reparti che ci sono rimasti dopo il decreto Baraldi. Mi riferisco al fatto che c'è bisogno di personale, perché purtroppo quello che è mancato negli ultimi anni è stato proprio quello di premere affinché venissero rimpiazzate quelle figure che ho per pensionamento e o per trasferimento, abbandonavano l'ospedale. Se noi pensiamo ai nostri reparti, purtroppo la crisi, la vera crisi, è dovuta alla mancanza di personale. Prendiamo in considerazione il reparto di medicina. Attualmente mi sembra che ci siano solo 5 medici fissi, questo chiaramente mentre c'è un fabbisogno di almeno il doppio di personale, oltre ai medici anche di infermieri, e tant'è vero che negli ultimi anni abbiamo visto la chiusura del day hospital, proprio del reparto di medicina. E la stessa cosa si può dire anche del reparto di neurologia, prima attivo 4 giorni a settimana, oggi purtroppo per carenza di personale un solo giorno a settimana. Lo stesso dicasi per il servizio di radiologia, con un solo medico è chiaro che i servizi prestati all'utenza sono notevolmente rallentati. Per non parlare poi del centro trasfusionale o anche del laboratorio analisi, abbiamo bisogno di personale, quindi il nostro obiettivo sarà proprio quello di andare a gamba tesa per ottenere che vengano rimpiazzate quelle figure necessarie di medici e di infermieri di cui il nostro ospedale ha bisogno per poter garantire i servizi, quelli che ci competono. Io punterò su questo. So anche che noi abbiamo bisogno di poter sanare un'emergenza. Faremo leva anche su tutto il comitato ristretto di sindaci, di cui Penne appunto fa parte, perché non possiamo assolutamente permetterci che l'emergenza, mi riferisco ad un arresto cardiaco o altre situazioni che necessitano di un intervento immediato, purtroppo ci mettano in difficoltà.
Noi stiamo lavorando anche per poter pensare ad un eliporto, per far sì che l'eli soccorso possa arrivare in tempi rapidi. Ci batteremo per questo. Grazie. Gabriele Frisa. Allora, loro dicono che non è nell'urlatore di turno, non è l'urlatore di turno, magari è il cameriere, visto che il suo assessore alla sanità, la Tulli, ringrazia sempre la Verì, ringrazia di cosa non lo sappiamo. Chi ha distrutto l'ospedale di Penne sono i loro due partiti, uno il PD con D'Alfonso che chiudeva il punto nascite, come riassumeva il personale, l'altro è la Verì con il partito che appoggia Gilberto Petrucci insieme a Sospiri e agli altri. Poi ci dirà Gilberto Petrucci, come ha detto in altre interviste, bisogna vedere, com'era la cosa, bisogna vedere il piano di monitoraggio. Cose che, ma roba allucinante, faremo. Questi qua vi hanno distrutto la sanità, vi hanno distrutto il sociale, hanno cacciato addirittura i poveri disabili. L'ho tolti i soldi ai poveri disabili questi qua, ma vi rendete conto? I faremo. Ma che avete fatto fino adesso? Che avete fatto fino adesso? La gente strilla perché quando va in ospedale ci mette mesi e mesi e mesi Gilberto Petrucci, a meno che non ti chiami la Verì, a meno che non ti chiami D'Alfonso, che ti fanno passare subito, magari prende 8, 9, 10 mila euro al mese, 15 mila euro al mese come senatore e può andare in qualche clinica privata e si fa la visita in maniera urgente. Ma i cittadini comuni che lavorano, devono fare mesi e mesi di fila, andate al reparto oculistico, vedete quando ci mettete, andate al reparto analisi, mettete ore e ore e ore, manca il personale, chi l'ha tolto il personale? Chi non lo rimpiazza il personale? Chi governa la regione? Viene dalla luna queste cose qua, chi governa la regione? Sono i vostri che governano la regione, sono i vostri che non hanno fatto un'interrogazione parlamentare per quanto riguarda la Brioni e siete andati giù alla Brioni il 1° maggio dicendo ci pensiamo noi, ci è andato il tuo consigliere Blasioli, ci sei andato tu Gilberto, ci penso io, poi ci siamo ritrovati giorni fa che non ci pensavate per niente, i vari D'Alfonso, i vari Pagano, invece di fare il convegno il 2 giugno con questi qua, farli prendere impegni per la Brioni. Petrucci. Il tema della sanità come quello del lavoro, come ricordavamo Brioni, la vertenza Brioni, sono due temi importanti che saranno presi in braccio dalla nostra amministrazione comunale. Lo abbiamo fatto già in passato, noi dal decreto di declassamento dell'ospedale San Massimo ad ospedale di area disagiata ci siamo attivati per invertire la rotta. Oggi la giunta regionale, al di là dei colori politici, perché noi guardiamo gli interessi istituzionali del territorio, ha deliberato la nuova rete ospedaliera che prevede il riconoscimento di ospedale di base. Quindi abbiamo imboccato la strada giusta, ma non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo continuare a lavorare. Il percorso è ancora lungo, ma siamo convinti che un'amministrazione comunale forte, quindi è necessario avere un voto forte da parte dei nostri elettori, ci darà la possibilità di intervenire su un tema così importante come quello della sanità. Ovviamente c'è un passaggio fondamentale. Il riconoscimento di ospedale di base con sede di pronto soccorso impone anche un atto aziendale e soprattutto una programmazione sanitaria che preveda eccellenze sul territorio, perché la sanità oggi purtroppo a causa di legge capestro è diventata una sanità che parla soltanto con i numeri e questo penalizza i territori e le aree interne. Noi dobbiamo invertire la rotta, dobbiamo recuperare i reparti importanti ma soprattutto eccellenze che possano far diventare il nostro ospedale il fiore all'occhiello della sanità vestina. Oltre ovviamente all'ospedale dobbiamo lavorare anche per una medicina territoriale che spesso viene messa in secondo piano, invece ha un ruolo fondamentale perché svolge l'attività di filtro all'ospedale per acuti. Ecco, questi sono gli impegni che ci assumiamo perché dobbiamo rendere effettivo il diritto alla salute sull'area vestina. L'area vestina, lo sappiamo tutti, è un'area che purtroppo ha delle criticità come l'assenza di infrastrutture. In 25 anni, 30 anni non siamo riusciti
riusciti a realizzare una strada a scorrimento veloce tra la costa e l'entroterra, quindi con Penne. Penne io lo considero sempre il vero centro storico di Pescara, quindi dobbiamo unire le forze, dobbiamo lavorare sulle infrastrutture, perché la sanità ovviamente svolge un ruolo strategico, ma per fare questo occorre un voto forte da parte degli elettori e noi vogliamo, grazie a questo voto, rendere operativo un percorso, quello che abbiamo avviato 5 anni fa, di ridare a Penne una sanità di eccellenza. Rispetto anche al tema della salute, è una domanda che io sto facendo a tutti i candidati sindaci di tutti i comuni che si presentano davanti ai loro elettori e ai nostri telespettatori, la propongo anche a voi perché insomma è il tema di cui tutti parlano, il tema che irrompe nelle nostre vite purtroppo ormai da 2 anni ed è il tema del Covid. Ecco, come un sindaco si approccia rispetto all'emergenza sanitaria? Qual è il ruolo e la responsabilità che avvertireste nel giorno in cui doveste guidare la vostra comunità rispetto alla campagna vaccinale, rispetto alle misure che vanno prese, rispetto alla fuoriuscita anche economica da questa emergenza? E soprattutto qual è il vostro giudizio anche sugli strumenti che sono stati messi in campo, a partire dal Green Pass? Per una questione di trasparenza è giusto che lo diciate ai vostri amministrati. Angela Pizzi. Allora, chiaramente questa domanda è una domanda che mi tocca molto da vicino, soprattutto per il ruolo che ricopro attualmente, che appunto è quello di essere un dirigente scolastico. Parto dall'ultimo per poi ricondurmi al tutto. Per quanto riguarda il Green Pass, io sono favorevole al Green Pass perché in qualche modo dobbiamo assolutamente frenare questa avanzata della pandemia che ci ha messo in ginocchio le scuole, ha messo in ginocchio l'economia, ha messo in ginocchio il turismo. Quindi assolutamente abbiamo bisogno di avere un'arma e l'unica arma in questo momento è il vaccino. Le misure di sicurezza con tutti i dispositivi assolutamente vanno incoraggiati, anzi vanno controllati. Ci deve essere un'attenzione molto, molto alta a quelle che sono le misure di sicurezza che devono essere prese, sia negli istituti pubblici ma anche per le strade e anche tutte quelle accortezze che devono essere mantenute nelle case private. Quindi approvo tantissimo quando si parlava nei vari decreti, nei vari DPCM, di indossare tutti i dispositivi di sicurezza, dalle mascherine ai guanti, nel momento in cui si stava anche in case private, ma c'erano degli anziani o comunque dei soggetti fragili che non potevano essere tutelati. Io devo dire che in realtà un comune, un sindaco ha lo scopo, ha il dovere di tutelare i suoi cittadini. Anche qui ritorna anche il nostro motto, il coraggio delle decisioni, prendere delle decisioni a volte impopolari, che sono proprio quelle di avere un'attenzione molto alta nel rispetto di queste regole che a volte frenano, e purtroppo l'abbiamo visto, frenano il turismo, frenano le attività economiche. Però d'altra parte un sindaco non può restare indifferente a tutto questo, quindi da una parte deve assicurare la giustizia per il rispetto delle regole e frenare la pandemia, ma dall'altra parte si deve mettere in moto tutto ciò che può per poter reperire quelle risorse che possano andare in qualche modo a sopperire tutte quelle carenze che inevitabilmente la pandemia mette in atto, sia da un punto di vista del turismo che da un punto di vista delle attività economiche e commerciali, che non possono restare abbandonate e devono sentire vicino il ruolo del comune. In che modo? Attraverso delle agevolazioni che possano in qualche modo permettere loro di non chiudere, di non serrare le loro porte, ma aprirle e continuare a sperare in un futuro migliore. Grazie. Ferisa? Ma io ho fatto tutti e due i vaccini, quindi in automatico anche il Green Pass, invito a farlo anche agli altri, chiaramente. Ma qui comunque continuiamo a parlare sempre dei faremo. Ci abbiamo di qua il vice sindaco e l'assessore alle politiche sociali. Di qua abbiamo l'attuale sindaco uscente che è primo della lista, però parlano di faremo. Ma perché non avete fatto fino adesso tutte queste belle cose? Ti ricordo, Gilberto, che il tuo assessore alla sanità, compreso tu, sei andato addirittura dalla Lorenzina. No, io no. Appena vi siete insediati, insieme al tuo vice sindaco, a proposito di leggi sbagliate, e siete usciti da lì dicendo è bellissimo quello che ci ha detto la Lorenzina. Insieme alla Chiavaroli, avete tenuto tutta questa gente qua, li avete fatti sfilare per Penne, e cosa è successo? Niente. Adesso vi ritroverete coi faremo. A proposito di vaccini, è un anno che stanno facendo i vaccini su una struttura sportiva, quando si poteva spostare benissimo
giù alla struttura del Carmine, costato 25 miliardi le vecchie lire, che non hanno fatto nulla, né questi di qua di Angela Pizzi del PD insieme a Ferrante, né questi di qua di Gilberto Petrucci insieme all'Averia, a Sospiro e tutti questi qua. Visto che il presidente Marsiglio si è vantato in una settimana di aver trovato oltre 8 milioni di euro per ristrutturare l'ospedale di Pescara per Covid, vi potevate dire di trovare, noi potevamo aspettare pure un mese, un po' di milioni di euro per ristrutturare la struttura del Carmine e spostavi la vaccinazione lì. Magari quella struttura poi rimaneva a fine emergenza al patrimonio comunale di Penne e ci si faceva quello che dicevamo noi, gli incubatori di impresa, creare un nuovo lavoro, perché non può esistere solo che dà lavoro solo Brioni ospedale. Entrate in crisi queste due realtà, abbiamo visto cosa sta succedendo, cioè la gente scappa da Penne. E questa è colpa di questa amministrazione qua uscente e di queste che più o meno sono uguali, cioè, qua c'è il vice sindaco, ripeto, l'assessore alle politiche sociali, tra le altre cose Gilberto Petrucci per svendere la Vestina Gas, ha pagato un consulente 120.000 euro, quando spendi per il sociale Gilberto Petrucci, quando mette per il sociale il Comune di Penne, con tutte le famiglie che vanno alla Caritas, quando mette? Perché non dici cosa hai fatto? Metto 80.000 euro l'anno e i soldi che vi dà la regione per la struttura Vestina, che poi non è nemmeno di Penne, di Civitella, tra l'altro. Allora, Petrucci su Covid e poi se vuole replicare ovviamente. Allora, ovviamente il candidato Frisa non è aggiornato sulla normativa nazionale e regionale, ma questo è un difetto di nascita per quanto riguarda il suo modo di fare politica. Io sono favorevole al Green Pass, ho completato il ciclo vaccinale anche perché credo molto in questo strumento per ovviamente combattere questa pandemia. Naturalmente la nostra amministrazione comunale uscente ha affrontato diverse emergenze, voglio ricordare il terremoto del 2016, la grande neve di gennaio 2017, la tragedia di Rigopiano e poi purtroppo la pandemia che ha portato sull'area Vestina, in particolare su Penne, anche l'istituzione di una zona rossa per 26 giorni. Noi siamo stati sempre vicino ai cittadini, nessuno è stato lasciato solo. Abbiamo distribuito dispositivi di sicurezza nel momento in cui erano introvabili. Abbiamo assistito anche le fasce deboli con degli incentivi, con delle agevolazioni fiscali. Siamo infatti uno dei principali comuni che ha speso di più per quanto riguarda il sostegno alle famiglie. La pandemia va combattuta ovviamente con gli strumenti giusti, sono d'accordo quindi con il Green Pass perché non possiamo permetterci nuovamente di chiudere, lo dice anche Confindustria che ha stilato uno studio, un'ulteriore chiusura sarebbe devastante per la nostra economia, soprattutto in un'area, quella Vestina, che ha bisogno invece di stimolo e di rilancio. Nel nostro programma amministrativo abbiamo inserito non solo interventi e incentivi a favore delle imprese, come la riduzione della tassa sulla spazzatura, la cosiddetta Tari, del 50%, peraltro l'abbiamo attuata anche nel 2021, ma anche altre misure volte a rilanciare il commercio cittadino. Ovviamente il Comune non ha poi la forza, perché essendo un ente di prossimità, quella più vicina al cittadino, ha bisogno di avere contatti con gli enti sovraccomunali. In questo caso noi abbiamo chiesto anche al Governo, al Mise, attraverso la Regione, l'istituzione di un'area di crisi complessa per alleggerire il costo del lavoro e per consentire alle imprese che investono sul territorio di avere opportunità e risorse. I fondi ci sono, occorrono idee e progetti e noi stiamo lavorando verso quella direzione. Grazie. L'altro grande tema che avete già evocato nei vostri precedenti interventi è quello del lavoro, soprattutto la crisi del polo della moda Vestino, insomma i processi faticosi che si stanno da anni succedendo tra di loro per la gestione di questi reparti e del personale, con i fatti che sono avvenuti anche proprio negli ultimi giorni, che sono preoccupanti, che non riguardano Penne nello specifico, ma Montebello di Bertona, con la chiusura sostanziale di due importanti reparti. Ecco, quale sarà il ruolo del sindaco di Penne, che verrà eletto il 4 di ottobre, al fianco di questi lavoratori e dei sindacati? Angela Pizzi.
Sì, io mi permetto soltanto un attimo di, prima di risponderle, di, insomma, di replicare a quello che ha detto prima il candidato Frisa. A me non piace polemizzare, quindi vedete un atteggiamento il mio molto pacato perché è quello che mi contraddistingue. Sicuramente il mio verbo è faremo, e non ho usato precisamente questo, ma ho detto la mia coalizione si vuole impegnare, sicuramente l'indicazione è per il futuro, per un semplice motivo che è la prima volta che mi appresto al mondo politico, quindi sicuramente non posso dire che cosa non è stato fatto prima. Noi ci presentiamo comunque come un cambiamento, perché è vero che abbiamo degli elementi che già si sono affacciati nella vita della politica, sia per quanto riguarda il centro-sinistra che per quanto riguarda alcuni elementi dell'amministrazione uscente, che poi magari sarà anche simpatico capire il perché non è stato siglato l'accordo con l'attuale candidato sindaco. Ma al di là di questo, a noi ci interessa sapere che cosa possiamo fare e su questo stiamo lottando. Sto cercando di riproporre quello che ho fatto per la mia scuola. Io, se dovevo soltanto ascoltare quello che mi dicevano le istituzioni, probabilmente dopo l'episodio del gennaio 2017, quando a causa del crollo del tetto dell'Istituto Marconi io ho avuto 400 studenti in mezzo alla strada a fare doppi turni per 6 mesi, io probabilmente oggi starei ancora a fare quei doppi turni, ancora a mettere in difficoltà le famiglie, non solo di Penne, ma anche del bacino che versa su Penne, che prende anche il versante Teramano. E invece io non mi sono arresa, sono andata a bussare a tutte le porte non guardando il colore politico, perché quando c'è di mezzo il cittadino e il bene del cittadino non possiamo stare a guardare a destra e a sinistra, conta chi può reperire fondi. E non ci siamo andati a urlare, non siamo andati a fare sciopero, non siamo scesi in piazza a protestare. I miei studenti, i miei docenti non hanno fatto un giorno di sciopero. Quello che invece abbiamo fatto, ci siamo rimboccati le maniche, ci siamo richiusi nelle nostre aule e abbiamo stilato un progetto per la realizzazione di una scuola, e in 2 anni c'è stato il progetto, il reperimento dei fondi e la realizzazione della scuola, perché a dicembre, il 29 dicembre del 2018, noi abbiamo inaugurato una bellissima scuola dove tuttora i nostri studenti stanno. Sulla Brioni, però. La Brioni, martedì ho partecipato al sit-in della Brioni, il nostro impegno sarà forte in questo senso, che è chiaro che il paese Penne può poco rispetto a un marchio Brioni che comunque deve rispettare le leggi a carattere nazionale. Quello che noi invece vogliamo fare è questo, vogliamo far capire che la Brioni non è un problema soltanto di Penne, ma un problema di tutta l'Italia, quindi ci si deve muovere, e noi abbiamo un progetto per poter aiutare la sede di Penne, ma soprattutto il marchio Brioni, a rientrare con i costi e a cercare di evitare tagli di queste famiglie che si troverebbero a fine mese a non saper come fare. Gabriele Frisa. Beh, come vedete, tutte e due replicano a me, quindi sono uguali, lo dicevo prima, faremo questi, a Ferrande, che dall'88 che fa l'amministratore, ripeto, Gilberto Petrucci, che non conosciamo le leggi, lui che li conosce, come mai non ha risolto finora? Cioè, detto semplicemente che un'amministrazione che porta sfiga, perché ha avuto il terremoto, ha avuto la tragedia di Rigopiano, ha avuto il Covid, portate anche sfiga, quindi non le votate, tra le altre cose. Poi l'avvertenza Brioni, ma voi rendete conto che abbiamo 21 parlamentari abruzzesi eletti in Abruzzo, e tra cui Pagano, vicino a Gilberto, che l'ha invitato per il suo convegno, e il tuo D'Alfonso, a proposito di scuola, non hai fatto un giorno di sciopero perché l'hai invitato a fare propaganda D'Alfonso giù alle strutture sportive, tutti gli studenti insieme a Ferrante, chiaramente, a fare propaganda di continuo. Ci ha messo 2 anni per fare una struttura di legno che nelle zone terremotate si fa in 6 mesi, tra cui l'ITC che sta dentro al centro storico, vicino alla piazzetta, ancora si muove un mattone, ancora muovono un mattone, passateci lì, se non mi credete, cari cittadini, passateci lì. A proposito di scuola, abbiamo la Mario Giardini, per esempio, che ancora muovete un mattone. A proposito, Angelo, ma tu sei d'accordo col PD? Sì, però risponda sulla Brioni, perché sennò... Rispondo anche sulla Brioni, l'ho detto. Chiamare tutti i parlamentari abruzzesi, 21 parlamentari abruzzesi, senza fare il lacché, ma chiamarli alle loro responsabilità. Cosa volete fare? Per la Fiat avete dato 6 miliardi delle vecchie lire. Perché strilli, Gabriele? Perché conosco famiglie che non possono arrivare a fine mese, non hanno gli incarichi come la Tuglia a 3.500 euro al mese. Tutto legale, tutto legale. Non hanno gli incarichi come Baldacchini dirigendo l'ospedale. Sono famiglie che non possono arrivare a fine mese. Date soldi anche alla Brioni. Fate fare la proposta che va fatto il sindacato, i rappresentanti dei lavoratori.
cioè il contratto di espansione, chi va in pensione, mano a mano che andando in pensione si passa con l'agendina sub. Queste hanno proposto. Io appoggio questa proposta qui che hanno fatto i lavoratori, respinta dalla Brioni, perché giustamente se deve mettere tutti i soldi l'azienda non si può fare, visto che nelle altre aziende private l'avete dato i soldi, ora non siamo cittadini di serie B noi di Penne. Ditelo ai vostri parlamentari. Strillo perché c'è gente che non può arrivare a fine mese per le vostre politiche di cavolo. Petrucci. Sì, intanto vabbè, io prendo le distanze dalle affermazioni del candidato Frisa sulla vicenda di Rigopiano, perché non credo che sia stata una sfiga a quelle povere vittime, quindi sono vicino alle famiglie di Rigopiano. Ovviamente la vicenda, la vertenza Brioni ha un ruolo importante nella nostra amministrazione, l'abbiamo già detto in apertura. Io credo che bisogna attivare un percorso all'interno delle istituzioni sovraccomunali, in particolare Regione, attraverso l'assessorato al lavoro e alle attività produttive e soprattutto al MISE, perché chiaramente noi non abbiamo le competenze, le prerogative per risolvere problematiche di natura occupazionale. Ovviamente dobbiamo invece creare le condizioni. Noi abbiamo già avviato un'interlocuzione col MISE, già all'epoca con il Ministro Di Maio e oggi col Ministro Giorgetti, per attivare, come dicevo prima, un'area di crisi complessa nel distretto tessile Vestino, come è stato fatto con lo stesso modello nella Val Vibrata. Ma non solo, in alternativa abbiamo anche ipotizzato, anche se un percorso più difficile, l'istituzione di una ZES, di una zona economica speciale, partendo dalla costa, interessando i comuni della Valfino, compreso il comune di Castilenti, dove c'è un'area di crisi e un'area industriale importante, dove vi lavorano anche famiglie di Penne, lavoratori di Penne, proprio perché crediamo in un progetto complessivo di area. Questi sono gli strumenti. Noi siamo vicini ai sindacati, vicino ai lavoratori, vicino all'RSU, perché in un momento peraltro difficile come quello attuale, dopo una pandemia, oggi mandare a casa, licenziare dipendenti o soprattutto dare un futuro incerto alle nostre famiglie, perché a Montebello di Bertona nella linea maglieria e camiceria vi lavorano anche famiglie e lavoratori di Penne, quindi a loro massima attenzione come a quelli di Montebello di Bertona, di Civitella e Farindola, abbiamo insieme ai sindaci dell'area individuato un percorso. Ora dobbiamo lavorare, dobbiamo continuare, dobbiamo incidere come sulla sanità per raggiungere l'obiettivo. Ovviamente il percorso è difficoltoso, ma noi faremo il possibile per tutelare il nostro territorio. Chiaramente occorrono gli strumenti e gli strumenti sono questi: l'istituzione di un'area di crisi complessa o una ZES. Noi ce la metteremo tutta. Bene, siamo alle battute conclusive di questo confronto tra i tre candidati sindaci di Penne, confronto che ha avuto anche qualche momento caldo, che comunque insomma fa anche un po' show in qualche modo, però insomma, voglio dire, ora siamo al momento degli appelli finali, quelli che tradizionalmente nella liturgia delle tribune elettorali si fanno parlando direttamente agli elettori, per convincerli soprattutto intanto ad andare alle urne e poi insomma scegliere il vostro progetto politico e la vostra candidatura. Quindi avete i 2 minuti e mezzo che vi restano da dedicare esclusivamente non agli altri ma a loro, ai vostri elettori. Angela Pizzi. Cari cittadini, che dire, io sono scesa in campo per voi, solo e soltanto per voi. A vostro servizio io metto tutta la mia forza, tutta la mia tenacia, tutta la mia determinazione. Nei primi 100 giorni, qualora voi doveste scegliere di farmi sindaco, vostro sindaco, sicuramente mi preoccuperò, mi impegnerò immediatamente per poter agevolare le pratiche per il 110, per il bonus del 110, perché abbiamo bisogno di rendere più bello il nostro centro storico per poterlo far rivivere sia da un punto di vista economico, commerciale, che culturale e soprattutto dal punto di vista del turismo, ma anche per il benessere di tutti i cittadini che vivono. E nonostante anche il 110 chiaramente, tutti i bonus che ci permette
il governo per quanto riguarda anche le zone chiaramente di periferia, quelle che non versano direttamente sul centro storico. Ci impegneremo per riaprire immediatamente la piscina comunale, che è un bacino fondamentale per tutti i nostri studenti, per i nostri cittadini, ma anche per quelli dei paesi limitrofi. Ci impegneremo per riaprire la biblioteca. In questi giorni tantissimi sono gli studenti che stanno ritornando a scuola e che ci chiedono quando riaprirà la biblioteca, perché era un luogo che loro preferivano, amavano per poter studiare, per poter approfondire i loro interessi. Quindi ci impegneremo a migliorare questo e tanti altri sono i progetti. Faremo di tutto quello che è possibile per poter migliorare quello che è la vostra vita. Dateci questa opportunità. E a tutto questo io ci aggiungo anche tutto ciò che voi ci segnalerete in questi giorni, perché l'impegno massimo è quello di servire voi. Ho ascoltato una signora anziana nei giorni scorsi che diceva che aveva paura a uscire di casa perché trovava la strada interrotta, la strada rotta, aveva paura di inciampare. Diceva: io sono anziana, non ho nessuno, come faccio? Signora, noi ci preoccuperemo anche di quelle strade, stiamo lavorando per questo, stiamo visionando, osservando in queste giornate questi luoghi, e se qualcuno chiede perché non l'hai fatto prima, l'ho detto prima perché non l'ho fatto, perché prima mi sono occupata della scuola e dei miei studenti, adesso è giunto il momento che io mi occupi di voi e lo farò con tutta la mia squadra e con tutta la forza che mi contraddistingue. Dateci questa opportunità per il bene di Penne. Grazie. Gabriele Frisa. Allora, per quanto riguarda la tragedia di Rigopiano, a proposito di questo, noi abbiamo, al contrario loro che cambiano come capolista il figlio del dirigente dell'ufficio tecnico Antonacci, al contrario di Gilberto Petrucci che cambia come capolista il sindaco uscente, noi candidiamo una donna che è stata la prima, tra le prime, ad andare nella tragedia di Rigopiano, che fa la guardia forestale a Farindolo, pensate un po'. Questa è una delle tante differenze. Una delle tante differenze è che io sono sempre stato a fianco con voi. Non sono tra quelli che fa le passerelle, mi avete visto sempre in piazza a fare le manifestazioni insieme a voi per l'ospedale, mentre questi facevano gli accordi sotto banco per spartirsi gli incarichi. Siamo quelli, a proposito del 110, che diciamo bisogna cambiare assolutamente l'ufficio tecnico. Una parte sta col PD, l'altra parte ce l'hanno messo loro questi qua. Se voi andate a fare le pratiche aspettate mesi e mesi e mesi, perché i dirigenti sono i loro. Siamo dalla parte del piccolo commercio, siamo contro i grandi centri commerciali come sta Città Sant'Angelo. E guarda caso chi li ha fatti questi qua, i grandi centri commerciali. Il sindaco che fa gli auguri a Gilberto Petrucci, l'altra volta ancora c'era gli amici della Pizzi qua. Non c'è mai stata, ma questa è una storia vecchia. Una volta c'è Mimolo Caciulli che gli danno una pittata di nuovo, dicono questo è il nuovo, un'altra volta ancora prima di te, cara Pizzi, c'era D'Alfonso che gli danno questo è il nuovo, e dietro ci sono sempre gli stessi. Lo sapete già, cari cittadini di Penne. Se volete cambiare veramente dovete votare per noi. Siamo dalla parte delle piccole e medie imprese, siamo dalla parte di quelli che perdono il lavoro. Noi vogliamo triplicare i fondi al sociale, perché sappiamo che la crisi Labrione andrà avanti, purtroppo, e se questi avevano dato retta a noi, che dicevamo bisogna incentivare le idee, bisogna aiutare i giovani a realizzare le idee, forse a quest'ora avevamo una rete di piccoli imprenditori diffusi che magari riprendevano un po' di lavoro. Bisogna aiutare nelle contrade, abbiamo delle strade che sono delle mulattiere, le strade comunali, e chi ha governato sono questi qua, non vi fate ingannare. Il vice sindaco sta di qua, l'assessore alle politiche sociali sta con la Pizzi e il sindaco sta con Gilberto Petrucci, però la colpa è tutta mia, così me li facciamo contenti tutti e due, la colpa è tutta mia, così almeno li accontentiamo visto che mi attaccano tutti e due. Queste sono le idee. Grazie Gilberto Petrucci. Vi invito a votare la lista Penne Viva, una lista composta da persone competenti. Abbiamo risanato il bilancio, abbiamo avviato nuove iniziative per il rilancio del turismo, come all'interno della riserva regionale Lago di Penne. Abbiamo attivato iniziative importanti anche per le famiglie e soprattutto abbiamo avviato sul territorio importanti interventi per riqualificare il patrimonio scolastico,
il patrimonio culturale e in particolar modo la vivibilità della città come i parchi, Parco del Sole, Villa Comunale, Viale Ringa. Quindi noi siamo presenti vicino ai cittadini. Chiaramente io non ho a disposizione una scuola alle spalle e trovo davvero deplorevole che una scuola scendi in campo, quindi vi invito a votare la lista Penne Viva, perché è una lista dove ci sono persone che non hanno interesse e non sono collegati a gruppi di potere. Mi sentivo prima il candidato sindaco Pizzi dire che le strade sono ridotte male. Sì, bastava chiederlo al suo attuale sindaco, vice sindaco Vincenzo Ferrante, che ne ha curato per 5 anni le manutenzioni. Quindi chiaramente noi continueremo invece a reperire fondi importanti, andremo a sostenere la vertenza Brioni, a potenziare, a tutelare la sanità a Vestina senza urlare ma raggiungendo gli obiettivi con le carte, perché la pubblica amministrazione, io lo ricordo prima di tutto a me stesso, parla con gli atti, quindi bisogna essere competenti e soprattutto raggiungere gli obiettivi. Quindi vi invito a votare la lista Penne Viva, a sostenere il candidato sindaco Gilberto Petrucci, ma soprattutto a far vincere Penne. Non lasciamo in mano ai mercanti del Tempio questa città. Noi abbiamo bisogno di persone che sono vicino ai cittadini e soprattutto che sappiano il proprio dovere e soprattutto sappiano abbracciare le vere problematiche della città. Bene, io ringrazio tutti e tre, vi auguro un buon proseguimento di queste 3 settimane intense di campagna elettorale e facciamo un in bocca al lupo anche a tutti gli elettori di Penne affinché appunto vadano alle urne in maniera serena e poi facciano le loro scelte in una campagna elettorale che è stata abbastanza frizzante anche qui nei nostri studi, ma che però insomma sta inquadrando anche i temi reali della vita delle persone. Grazie, tra poco torneremo in studio con altro spazio elettorale, questa volta si confronteranno i candidati sindaci di Manoppello. Arrivederci a tra poco.